19ª edizione della Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico a Paestum, quali sono le novità principali? Ma un ricco programma, 12 sezioni, un salone espositivo con 100 espositori di cui 20 paesi esteri. Quest'anno l'immagine coordinata dell'evento sarà dedicata a Palmira e naturalmente 60 conferenze e incontri in 4 giorni, tematiche legate alla promozione delle destinazioni turistico-archeologiche, al dialogo interculturale, avere i direttori dei musei del Mediterraneo, Atene, Marsiglia, Tunisi, Beirut, l'archeologico di Napoli, il nostro Paestum, Taranto, Reggio Calabria. Veramente questo è molto importante perché consente di avere un confronto a piena luce su quelle che sono le tematiche attuali, ma anche in una proiezione di multimedialità, di virtuale e di innovazione tecnologica. La mostra Archeo Virtual col CNR è veramente il fiore all'occhiello della borsa, ma soprattutto anche la conferenza delle regioni con la convocazione degli assessori al turismo e degli assessori dei beni culturali, anche l'ENIT con il Consiglio federale presente a Paestum. Veramente tanta attenzione con la presenza del ministro Franceschini e dei 3 sottosegretari al MIBACT. È sostenuto dalla Regione Campania. Qualche giorno fa a Rimini vi era una grande attenzione sul turismo culturale e archeologico. Questo è un evento che va proprio in questa direzione. Io penso che quest'anno ci sono però delle novità importanti, perché come lei sa, in Regione stiamo provando a fare un po' una rivoluzione partendo da quello che è il sistema turistico Campania, attraverso la definizione di un testo unico che va a disciplinare un po' la materia e l'individuazione di quelli che sono gli ambiti territoriali per poi arrivare ad un coinvolgimento dei privati. Stiamo anche lavorando su quella che è una programmazione integrata ed unitaria e stiamo cercando in qualche modo di mettere la Campania un po' al centro di un discorso più ampio che coinvolge prima le regioni regionali per poi arrivare ad un discorso nazionale. Le novità che le dicevo prima e che io ritengo siano importanti è che a questa borsa parteciperanno 2 sottosegretari, la Bianchi e Cesaro, e probabilmente anche il ministro Franceschini. Penso che questa è la dimostrazione di quanto la Campania sia considerata in questo momento. E ci sarà anche un incontro, è stata convocata dalla conferenza Stato-Regione, anche una riunione con i coordinatori e gli assessori regionali, i consulenti dei vari assessori, sempre per il 27, qui in Campania, a Paestum. E questo penso che sia altro risultato importante che mette in evidenza il ruolo che la Campania sta avendo anche in uno scenario più ampio. Ormai è un piccolo classico, diciamo, un rituale cui partecipiamo con gioia e che ci sembra molto utile perché va in una direzione che è chiara, importante, condivisa dal Ministero per i Beni Culturali, dal Ministro in carica Franceschini, dal Presidente della Regione De Luca, da noi tutti, cioè quella di mettere insieme cultura e turismo. Naturalmente il problema non è quello di mettere insieme, che è abbastanza ovvio, ma è come li metti insieme. La mia idea è che bisogna progettare sulla cultura con competenza, serietà e rigore, e che questo poi più o meno automaticamente ritorna nel turismo. Ora, questa è la parte generale. La parte speciale è abbastanza ben indicata da una libera che io stesso ho fatto, che si chiama Cultura 2020, e che prevede una serie di itinerari culturali. Gli itinerari sono culturali, sono concepiti su base territoriale, in sostanza. Quello che in un certo tipo di territorio può essere visto in 3-4 giorni. E sono tutti luoghi culturali. Noi confidiamo che questo abbia anche un ritorno turistico ed economico generale. Il nostro confidare non è puramente fideistico, religioso, mistico, ma si basa sui dati, sulle statistiche. 2 dati segnalo in particolare. Il primo è che il 75% dei turisti che vengono in Campania dichiarano di far per visitare i luoghi culturali. E io penso che tutta l'Italia in realtà sia un grande luogo, una specie di museo a cielo aperto. E il secondo punto è che, come ci ha fatto sapere il Ministero da 3-4 giorni dalle statistiche, la Campania è al momento la seconda regione italiana, dopo il Lazio, dopo Roma in sostanza, per visitatori che vengono per ragioni culturali. Quindi queste 2 cose rafforzano molto l'idea centrale, che è l'idea della regione, che è l'idea del ministro, che è l'idea della borsa archeologica, e per questo la borsa archeologica sicuramente avrà impatto, avrà successo, come tutti ci auguriamo. Importante perché è un'occasione per gli operatori del settore di conoscere le nostre realtà qui della provincia di Salerno ed oltre.
però anche per il pubblico, perché ci sono tanti eventi, incontri, dibattiti di altissimo valore, interesse. Nel tempo stesso continuano i nostri scavi a Paestum, che sono cominciati lunedì, quindi anche una possibilità per chi vuole di seguire in diretta gli scavi, che sono aperti al pubblico, quindi si possono vedere da vicino e si possono anche seguire sui social. L'anno scorso, ad un anno di distanza, la sua incoronazione, la sua nuova nomina all'incarico, volendo tracciare un bilancio, com'è stato quest'anno? È estremamente positivo, abbiamo superato le aspettative, anche le nostre stesse aspettative, sia per quanto riguarda i numeri dei visitatori, gli incassi che sono in crescita, però anche per quanto riguarda la qualità che abbiamo potuto raggiungere. Penso alla rassegna estiva con concerti tra i templi, che è stato molto apprezzato dal pubblico, l'abbonamento annuale che abbiamo introdotto, il restauro della sala del tuffatore, nuove ricerche che stiamo avviando insieme alle università e alle associazioni, la mostra possessione che abbiamo fatto sui trafugamenti e falsi di antichità a Paestum, quindi tante novità sia sul livello della gestione, del management, sia sul livello dell'offerta culturale.